Ciao ragazze, buongiorno, come state? Allora, io sono vestita tipo alta montagna perché questa mattina ho avuto la brillante idea di uscire con le galosce. Mi si sono congelati i piedi, mi stanno cadendo. Ho messo una roba incredibile, pure gli antiscivolo perché ho bisogno proprio di riscaldarmi. Finalmente oggi facciamo una diretta per i nostri compagni o amici. Più amici che compagni. Ciao Eleonora! E perché? Perché spesso loro non sanno che chi sia l'andrologo o l'urologo, mentre per noi è importante fare prevenzione, andare dal ginecologo, dalla ginecologa, già a 16 anni la prima visita, 17, 18, però insomma siamo lì. Ci sono uomini che per tutta la vita non vanno da un urologo o un andrologo, intanto chi sa la differenza? E poi è importante parlarci perché dobbiamo capire come si fa prevenzione, prevenzione per il cancro alla prostata o al testicolo, per problemi, ad esempio, che ne so, di erezioni, dolori, insomma, dobbiamo farci una chiacchiera con questo urologo e dovrebbe essere qui, almeno 3 secondi fa ci stava su WhatsApp, quindi sono fiduciosa e spero che sia qui. Ciao prevenzione, per piacere. Mi piace molto il vostro nome. Allora, cerchiamo Massimo Zaccagnini, che non c'è, non lo so perché non c'è. E questi sono i momenti imbarazzanti perché non sappiamo di che chiacchierare. Allora, ragazzi, state prendendo il braccialetto pass per esserci, per prendere l'ingresso dell'11 dicembre, la prima tappa del One of Many Tour? Ci siete già in tante, lo state acquistando, sono molto contenta. E fatemi qualche domanda perché sennò non so di che chiacchierare finché non arriva il dottor Massimo Zaccagnini. Intanto vi posso leggere delle domande che avete fatto? Avete parlato, chiesto di cistite interstiziale, di gravidanza e perdite, di clamidia. Il bagno caldo può causare scarsa qualità del liquido seminale. Io questa davvero non l'avevo mai sentita. Dubito che l'acqua calda possa creare questi danni qui. Però vediamo un po'. Ciao Rossella. Allora, lui, eccolo, c'è e lo chiamiamo subito. Ehi, eccolo. Ciao. Ciao Massimo, tutto bene? Tutto bene, grazie. Sei Voi tutti bene? pronto? Sì, Sono pronto. grandissimo. Sì. Sono congelata. Sei pronto per la tua prima diretta? Sono pronto, non so se sono in grado, cercherò, è la prima volta che parlo, faccio una diretta del genere, quindi farò delle gaffe, Non ci voi importa. Le mi perdonerete. gaffe sono di uso quotidiano. Senti un attimo, ma hai una lampada puntata sulla faccia? Sì, penso di sì, la tolgo, togliamo. Però Sì, così sì. sto al buio. No, no, non sta al buio, così è meglio, è più umano, sennò sembrava una roba tipo interrogatorio da film anni 40. Allora, Massimo, la differenza tra l'andrologo e l'urologo. Diciamo che differenze non ce ne sono, ci sono parti in comune. Allora, in comune abbiamo che ci occupiamo entrambi dell'apparato urogenitale. L'andrologo ha un taglio un po' più specifico sulla parte che riguarda la riproduzione, sulla parte sessuologica in generale, ecco questo. Però diciamo che differenze ci sono sovrapposizioni. Possiamo dire che l'andrologo è una subspecializzazione dell'urologia, però allo stesso tempo ci sono molti andrologi che provengono dalla endocrinologia, quindi diciamo è una materia che si occupa dell'apparato urogenitale a 360 gradi dalla parte riproduttiva della riproduzione, della medicina della riproduzione, alla parte a volte sessuologica, solamente sessuologica, quindi tutto il tema delle disfunzioni erettili e tutto quello che gira intorno a questo argomento. Ok, allora ora io semplificherò un po' dei discorsi attraverso delle domande stupide che tu mi passi perché stai parlando con Certo. ignorante in materia. Allora, se una persona, se un uomo ha un dolore a un testicolo, può venire da te? Certo, sì, Se deve ha un venire da me. problema di erezione, può venire da te? Certo, può venire da me, Se assolutamente. ha bruciori quando urina, può venire da te? Può venire da me. A me intendi me come urologo o come andrologo? Come urologo.
Come urologo, certamente, sì, certo. E allora, iniziamo con le domande che ti hanno fatto le ragazze e poi man mano tu amplierai il discorso. Incontinenza post-parto, dopo 5 mesi, è ancora normale? Sì, può essere ancora normale. Allora, innanzitutto è importante capire l'entità dell'incontinenza. E quindi questa è una cosa che si dovrebbe chiedere alla paziente. E bisogna vedere come si partiva, cioè nel senso com'era la condizione del pavimento pelvico prima del parto. Bisognerebbe chiedere alla paziente se questa incontinenza postpartum avviene dopo la prima o dopo la seconda gravidanza e capire che cosa soprattutto si è modificato con la gravidanza. Una delle cause principali di incontinenza postparto, molto al trauma diciamo, del parto vaginale, è anche l'aumento di peso. E se questo non si ridimensiona nei tempi, diciamo, fisiologici, ma permane come dire, uno stato di sovrappeso, allora l'incontinenza postpartum tende a guarire più lentamente, fino a dover avere poi la necessità di fare una vera e propria riabilitazione. Quindi sì, Riabilitazione del pavimento. sì. Mi era entrata una chiamata. Allora, se un uomo è stupido e pensa che dall'urologo ci si va solo se gli sta morendo il pene, può venire da te? Sì, Ho detto, certo, ma può venire dove? da me, anzi, deve correre perché io tendo a ridimensionare le stupidità, perché in qualche modo facendo questo lavoro ho capito che cose stupide da chiedere sono veramente poche. Sì, certo, assolutamente. Non c'è bisogno di arrivare a condizioni estreme per venire da me. Come mai gli uomini sono più non hanno voglia di venire dall'urologo a farsi vedere? Secondo te qual è la paura comune o boh, non lo so, una questione di stereotipi, di vergogna, di tabù? Io non ho mai visto mio padre andare dall'andrologo. E non ho mai visto neanche mio nonno, però è probabile che le pazienti che ci stanno vedendo hanno visto andare dal ginecologo la mamma, la nonna, la sorella, insomma, c'è tutto un mondo che si è mosso prima di loro. E invece per quanto riguarda l'andrologo, questo non l'andrologo, urologo, questo non è così. C'è una paura legata, purtroppo c'è un'equazione a mio avviso in cui diciamo spesso gli uomini cadono e l'andrologo è legato al medico che cura l'erezione, quindi andare dall'andrologo significa avere un problema di erezione o quantomeno essere messi al corrente di alcune problematiche che invece si vorrebbero proprio evitare. Quindi io penso che ci sia sì un retaggio culturale, non. E forse probabilmente anche una mancanza di informazione, Sì, di quello sì, cultura medica. difficile. Come un po' chi non vuole andare dallo psicologo perché ha paura di sembrare pazzo, no? Sì, Sempre voi penso uomini, di poi, tra l'altro, sì. Tutti gli avete uomini. questo, sempre voi, sempre colpa vostra. Aspetta, c'è un'altra domanda. Bisognerebbe dire a tutti gli uomini che se non vanno, ecco, dall'urologo, avranno delle ripercussioni gravi. No, questo è terrorismo psicologico, magari È anche no. l'urologo che viene dal paziente, no? Pensavo che era posta così. Se non vai dall'urologo, è l'urologo che viene da te, Guarda, nemmeno l'aveva come scritto così, diciamo che l'ho tradotta io in un modo gentile. Allora, soffrendo di cistite interstiziale, la gravidanza potrebbe essere un incubo? la gravidanza peggiora i sintomi irritativi. Cioè, è notorio che con la gravidanza, con l'aumento delle dimensioni dell'utero, l'utero stesso prende spazio in addome rispetto ad organi un po' più sereni e tranquilli come la vescica. Ci sono degli studi che ci dicono proprio percentualmente che la capacità vescicale in gravidanza diminuisce anche il 30-40%. Quindi, se prima si andava a urinare per un riempimento, facciamo di 400 cc. Poi si comincia ad urinare per quantità via via sempre più piccole e quindi se c'è una condizione di sofferenza dovuta alla cistite interstiziale che è un'entità patognomonica molto molto complessa, sicuramente la gravidanza non aiuta.
Comunque si stanno scatenando perché scrivono delle cose assurde. A me viene da ridere, sembro Vogliono scemo. sapere se quel quadro è un quadro autentico? No. No, io nemmeno, Ah. forse non ci vedo, ma non ho visto niente di strano. Quel No, quadro ora ce lo farai vedere. No, c'è una ragazza che dice oppure non gliela diamo più finché non si fanno un piccolo check-up. no. Ah, va bene, allora tutti a fare il check-up. Per me, io sono contentissimo. C'avrò la fila alla porta. Ti faccio diventare famosa. Senti un attimo, mi fai vedere il quadro per favore a questo Ma punto. guarda, non so di chi è. Questa, tra l'altro. No, no, guarda, c'è anche una sigla, ma non è un quadro. Però sta molto carino, sta molto bene in questa stanza. Ok, allora senti un attimo come si svolge la visita dall'urologo, così magari molti uomini hanno paura che sia una cosa troppo invasiva. Io in realtà non lo so, ce lo spieghi tu. Allora, la visita, come ogni esame obiettivo, dovrebbe essere un esame il più completo possibile. Rimanendo, diciamo, in ambito andro-urologico, chiaramente ci deve essere un'attenta ispezione dei genitali. E questo si fa in maniera molto, molto semplice e poco invasiva nel giovane adulto, perché si fa un'ispezione dei genitali, un'ispezione guardo, vedo se c'è qualcosa, e soprattutto si fa una palpazione. La palpazione è la palpazione dei testicoli, che dovrebbe servire non solo a individuare delle alterazioni, ma anche come paradigma per le future autopalpazioni del paziente, cioè il paziente viene insegnato a palparsi come sto facendo io in quel momento durante la visita. E poi c'è un'ispezione più accurata possibile dell'area, diciamo, del glande, dove si possono formare delle piccole lesioni tipo condilomi, per intenderci, quindi quella parte non va mai evitata. E poi nel paziente che ha raggiunto i 45 anni, e laddove poi c'è anche una familiarità per le malattie della prostata, all'esame obiettivo generale si fa anche l'esplorazione rettale, che è una cosa molto molto temuta, ma che vive, diciamo, di un grosso pregiudizio. Insomma, non è certo un esame né doloroso né fastidioso né umiliante, lo è inversamente proporzionale alla sua utilità. È molto utile l'ispezione rettale, l'esplorazione rettale per sentire la prostata, chiaramente. È strano che tu usi il termine umiliante, no? Ma io ho percepito questi, diciamo, mia, diciamo, breve carriera, ho percepito che anche per la battuta che ti fa il paziente, ha detto, ecco, ci siamo, l'essere. Adesso spero di non essere registrato, non dire stupidaggine, però l'idea di essere violato è qualcosa che il paziente sente proprio come, ecco, arriva come una violenza, ecco, in alcuni pazienti, diciamo, in una minoranza di pazienti. Per cui la sensazione che hai è proprio quella di paura, di essere violati, però assolutamente non è così, insomma, una banalità. Tu cerchi di metterli a proprio agio come? Chiacchierando, facendo delle Ma io battute, sono un oppure grande. no, oppure sei molto professionale e distaccato? No, 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 no. Io spero di essere professionale, però distaccato proprio no. No, non so, però proprio no. Sai quando uno dice, ti vedi delle cose, no? Pensi di essere fatto in un certo modo, magari ti stai sbagliando. Ecco, invece per questa cosa penso proprio di no, di non essere per niente distaccato. Proprio ho un fatto. Proprio educativo, culturale, no, no, distaccato no. Cerco di mettere a proprio agio il paziente perché è proprio una modalità vincente, nel bene e nel male, insomma. No, direi Allora, proprio di la no. prego, non parli di tampone all'uretra, altrimenti gli uomini che avevano una minima intenzione di fare una visita non verranno mai più. No, poi il tampone all'uretra o uretra è una gran cattiveria dell'urologia, effettivamente, ha ragione il paziente. Tant'è vero che io do un'indicazione in rari casi, solamente quando c'è una secrezione uretrale, cioè quando c'è una secrezione evidente, allora è necessario fare un tampone, che è un po' fastidioso. E negli altri casi no, quindi comunque non è un esame che si fa alla presentazione dall'urologo, ci mancherebbe veramente altro che la fila fuori, la fila in uscita, penso, avrei la Però non fila sembra fuori. Beh, nemmeno insopportabile, no? Cioè, si fa. insomma, no, chiaramente è sopportabile, altrimenti sarebbe una violenza medica, insomma, quindi non
si fa con, senza anestesia, insomma, una cosa di pochi secondi, però sono pochi secondi fastidiosi, certamente. Io evito quando è possibile. Ok, allora tramite il tampone si può vedere se la persona è affetta da clamidia. Certo, sì. Allora, i tamponi che si fanno, diciamo, sono quattro le specie che si vanno a ricercare. Uno è la clamidia. L'altro è, perché c'è spesso una coinfezione del 20% dei casi con i micoplasmi, quindi si fa clamidia, micoplasmi, europlasmi, germi comuni. Talora, quando c'è un'indicazione, diciamo, un esame obiettivo abbastanza palese, si fa anche la ricerca del gonococco, ci deve essere un tipo di secrezione particolare. E sempre più spesso, ma non tanto con il tampone uretrale, ma con un tampone balanico, si fa la ricerca dell'HPV, che è un argomento molto, molto, diciamo, relativamente nuovo, complesso e. Non mi fate domande sull'HPV perché No, è troppo scherzo, ma volete. tanto cioè, già sappiamo tanto, diciamo, già sappiamo tanto, abbiamo fatto diverse dirette, però tu lo consigli ovviamente il Io lo vaccino. consiglio il vaccino, certo, sì, come no? No, pensavo il tampone per. No, consiglio il vaccino certamente. Allora, io consideri che io considera, io ho tre bambine molto piccole e quindi. Che hanno fatto tutto, diciamo, l'iter vaccinale, ma non lo dico perché siamo in era di pro-vax, no-vax, e comunque considero i vaccini per l'HPV molto molto importanti perché sta emergendo tutta una letteratura sulle infezioni da HPV legate all'oncogenesi che sono molto molto importanti, per cui assolutamente sì, come no. Allora, varicocele dai 40 anni in su, consiglia l'intervento ai fini riproduttivi? Una domandona. Allora, se poniamo il varicocele come causa di infertilità, diciamo, dobbiamo prendere in considerazione come agisce il varicocele, perché il varicocele dà problemi sulla fertilità. Allora, una delle ipotesi è che l'aumento diciamo, la varicosità diciamo, di queste vene porti ad un aumento della temperatura dell'organo, del testicolo, e questo negli anni può portare a un'ipofunzione del testicolo. Perché il danno si strutturi deve essere un danno protratto negli anni, quindi risolvere il problema e pensare di avere una risoluzione, diciamo, in tempi brevi di quel problema che si è strutturato nel corso di decenni è un po' difficile. Però ci sono degli studi che ci dicono che ci sono dei parametri che migliorano anche dopo i 40 anni. Io tendenzialmente non sono un grande interventista. Sul varicocele a 40 anni, preferisco che il paziente lo faccia in età, diciamo, da giovane per avere maggiori garanzie di successo. Temiamo che il danno sia un po' troppo strutturato ai 40 anni, se è il varicocele il danno, diciamo, se è la causa, chiedo scusa. Certo, vitiligine sui testicoli, perché viene e come e se si cura? Perché la vitiligine dei genitali? Beh, io non sono esperto di vitiligo, però è una malattia autoimmune della melanina, perché, boh, non lo so, dobbiamo chiedere a un internista, a un immunologo, no? Perché no, una domanda a cui non so rispondere. Batterio in urina di entrambi i membri della coppia, si può pensare ad uno scambio legato all'attività sessuale? No, direi di no. Diciamo che le specie batteriche sono più o meno quelle, a meno che ci troviamo di fronte a casi molto particolari in cui si può pensare che uno ha trasmesso qualcosa all'altro, però considerando che la maggior parte delle infezioni urinarie sono veicolate da Escherichia coli o enterobatteri, quindi avere che la coppia abbia entrambi questi batteri diciamo, potrebbe essere una semplice coincidenza. L'altra cosa è domandarci perché lui ha un batterio nelle urine. Nelle donne è abbastanza frequente una batteriurea sintomatica, nell'uomo un po' meno, quindi mi chiederei se ci sono delle cause che portano a un'infezione, una batteriurea nell'uomo, quindi mi Tipo. chiederei questo. Allora, le cistiti, parliamo, diciamo banalmente cistiti perché anche questo è un argomento molto complesso. Le cistiti vengono definite incomplicate e non complicate, ma non significa che da una cistite complicata sia più cattiva rispetto a una cistite non complicata. Le
La complicazione è data dal fatto che nelle cistite complicate esiste una causa, per esempio una causa anatomica, oppure un difetto di svuotamento, un reflusso vescico-retrale, insomma, vescico-reterale, insomma, delle condizioni che provocano che sono alla base dell'infezione. Quindi nel maschietto mi domanderei se svuoto bene la vescica. Se ho un apparato urinario integro, quindi farei un'ecografia dell'apparato urinario per vedere se ci sono, per esempio, dei serbatoi di urina infetta, non nella vescica, magari nell'apparato urinario alto. Insomma, quindi farei queste due cose: appurerei di non avere disturbi urinari e di fare un'ecografia dell'apparato urinario, cosa che consiglio anche alle donne comunque. Certo. Allora, qui una domanda strana, poi magari invece non è sciocca. Il bagno caldo può causare la scarsa qualità del liquido seminale? Direi di no, nel senso che la premessa che ho fatto prima sul varicocele, quindi il varicocele come causa di aumento della temperatura all'interno del testicolo, teoricamente potrebbe essere lo stesso motivo per cui penso che il paziente faccia questa domanda. Chiaramente deve essere un'esposizione cronica, cioè il testicolo è stato posto dal creatore fuori dall'addome per avere una temperatura di 1 grado più bassa rispetto all'addome. Quindi avere una temperatura calda, diciamo costantemente calda, significa che questo paziente vive in una spa praticamente. Quindi, non, no, direi di no. Alcuni studi ci dicono addirittura: lavorare con il laptop sulle gambe può portare a una condizione di aumento cronico della temperatura diciamo, sull'area genitale. Quindi, questo può in qualche modo inficiare la spermatogenesi, però insomma direi il bagno caldo no, anzi uno si rilassa, sta pure meglio. Infatti mi stava venendo in mente il lavoro, ad esempio, del cuoco. Sì, certo, sì, queste condizioni di esposizione al caldo in maniera cronica, però insomma parliamo di per esempio per il cuoco c'è anche la condizione di stare molto in piedi, questo può favorire o peggiorare un varicocele, perché il varicocele è una colonna di sangue che tende a ristagnare, la semplifico molto, a ristagnare nel testicolo, quindi diciamo il caldo, ma soprattutto la stasi e diciamo, l'ortostasi può portare a un peggioramento di un varicocele, però insomma sì, ci sono delle patologie di esposizione. Ora, non saprei quantificare quella del cuoco, quanto tempo un cuoco è a. Dovremmo chiedere a un medico del lavoro, magari lo saprebbe quantificare. Ok, poi lo stress influisce sull'erezione? Sull'erezione? Beh, direi di sì, direi proprio di sì. Quali sono i motivi che possono creare delle disfunzioni erettili, ad esempio? Allora, io adesso se vi faccio un elenco, secondo me è noioso, però vi faccio per rispondere alla domanda dello stress. Diciamo, io sono attratto da una donna bellissima. Questa donna bellissima mi invita a cena la sera, poi mi invita in stanza, eccetera. Insomma, si può volgere tutto al maschile. Adesso non voglio così. E a un certo punto, questa donna entra. Scusate gli stereotipi, entra il marito. Io non penso che questa donna continui a piacermi come mi piaceva pochi minuti prima, nel senso che si creano delle condizioni di stress che fanno sì che in quel momento l'erezione non è proprio il primo pensiero. Adesso tu ridi, eccetera. No, Volevo fa cercare. ridere l'esempio. Quindi questa donna bellissima ti invita a destra e a sinistra e nel momento che state per quagliare entra il marito. Sì, per farti capire che quello può essere un elemento di fuga. E quindi di fuga dal piacere, ecco, quando ci sono degli elementi che ti fanno sfuggire dal piacere, quindi uno stress, un pensiero, e che non ti fanno diciamo pensare al sesso come piacere e come diciamo riproduzione, questi sono i due elementi secondo me diciamo legati al sesso, la riproduzione e il piacere. Quando c'è qualcosa che interferisce con questo l'aspetto del piacere, difficilmente si può avere un'erezione valida e quindi lo stress in qualche modo da questo punto di vista è una causa. L'altra causa è tutto ciò che deriva dall'esposizione cronica allo stress, quindi la produzione dei famosi ROS, no? Questi
questi famosi radicali liberi. Che cosa fanno i radicali liberi? Certamente vanno a diminuire la permeabilità dell'endotelio, delle arterie che portano il sangue al pene, e quindi fanno sì che lo scambio a livello endoteliale di un particolare neurotrasmettitore venga in qualche modo inficiato e diminuito. E quindi questo è un fattore legato alla disfunzione erettile. E, diciamo, sono queste le cause dello stress, diciamo, della disfunzione erettile, della relazione tra stress e disfunzione erettile. Diventa un fatto psicogeno e organico in questo senso. Ok, allora, quando si fa lo screening per i tumori della prostata e del testicolo? Allora, per i tumori della prostata c'è un protocollo un po' più chiaro rispetto a quello del testicolo. Per quanto riguarda i tumori della prostata, diciamo un'età è fissata ai 50 anni. 50 anni è il momento in cui si può iniziare a fare uno screening basato su un dosaggio di una molecola che si chiama PSA e che viene dosata nel sangue, e si inizia ai 50 anni. Però le linee guida adesso ci raccomandano di anticipare almeno di 5 anni lo screening basato sul PSA in alcune categorie di pazienti. Uno di questi sono i pazienti che hanno una familiarità, hanno un padre, uno zio o un fratello che hanno avuto un tumore alla prostata, oppure in quei pazienti che hanno una positività a due oncogeni, che sono gli stessi del tumore del seno, che sono il BRCA1 e il BRCA2. In cui quando si è positivi bisogna iniziare lo screening per il tumore della prostata prima. Diciamo quindi ai 45 anni in queste due categorie di pazienti, a 50 anni nei pazienti diciamo tradizionali, insomma, non so È se un vuol dire esame del sangue, quindi. tradizionali. Sì, si fa un prelievo del sangue con alcune. Allora, il PSA adesso è un argomento molto molto non complesso, però che ha delle cose da chiarire. Il PSA è una molecola che viene prodotta solamente dalla prostata, non ci sono altri organi che producono PSA. Per cui tutte le alterazioni nel sangue del PSA riflettono un'alterazione dell'organo prostata. Però nella maggior parte dei casi, diciamo, gli aumenti di PSA nel sangue sono dovuti a ragioni benigne, non a ragioni maligne. Quindi solo una volta su sei, una volta e mezza su sei abbiamo un aumento del PSA che riflette un tumore della prostata. Quindi noi non abbiamo, si dice che il PSA ha un'alta sensibilità, una scarsa specificità, no? Proprio perché poi una volta che abbiamo un riscontro di un PSA elevato, deve essere proprio il clinico a cercare di capire se quel PSA è elevato perché c'è una prostatite, perché c'è un'ipertrofia prostatica, perché ho avuto ripetuti rapporti sessuali, perché ho un'infezione urinaria in atto, rispetto invece a un PSA che si è alzato, ahimè, per ragioni tumorali. Quindi questo è l'aspetto. Lo screening, diciamo, è basato su questo. Lo Mentre per screening. il tumore al testicolo? Posso, Lorena, scusa, aggiungo l'ultima cosa, però il PSA da solo non conclude proprio lo screening, perché c'è sempre bisogno, per i motivi che ti ho detto, perché non è un esame che ci dice, guarda, sì, ce l'hai o non ce l'hai, forse c'è, forse non c'è. Hai bisogno sempre dell'urologo che faccia anche una visita urologica e quindi che faccia l'ispezione rettale con la palpazione della prostata. Sul Ah. testicolo non c'è un vero programma di screening, né, diciamo, non ci sono ci sono dei marcatori, ma non si utilizzano come programma di screening perché sono poco sensibili e poco specifici, e neanche un programma ecografico. Però si raccomanda una visita almeno una volta l'anno, un anno e mezzo, in quei pazienti che hanno una storia di criptorchidismo. Cioè, ad esempio, se un paziente durante l'infanzia, diciamo nella prima, diciamo in età neonatale, non ha avuto una discesa corretta dei testicoli, quello è un paziente che viene definito criptorchide, e il paziente con un testicolo criptorchide ha molte più possibilità rispetto a un paziente normale di sviluppare un tumore della prostata, scusa, un tumore del testicolo. Per cui questi pazienti dovrebbero fare un'ecografia una volta l'anno e l'autopalpazione molto spesso. Perfetto, allora Massimo ti faccio l'ultima domanda. Portare spesso il cellulare nelle tasche dei pantaloni può compromettere la fertilità nell'uomo? Ma no, no, stavo dicendo direi di no. Guarda, non ho una,
preparazione tale per dirvi sì o no, ci sono due aspetti legati, uno al riscaldamento legato al testicolo, al cellulare, quindi sempre per il discorso delle temperature. L'altro è tutte le ragioni legate all'elettromagnetismo, insomma le onde elettromagnetiche, al campo elettromagnetico. Su questo non ho dati, dobbiamo aspettarli, insomma, non ci sono, o quantomeno non ci sono cose, grandi evidenze, no? Che sono emerse, però a questa domanda ancora forse ci vuole qualche anno per rispondere, una decina d'anni per vedere un pochettino se ci sono delle cose, dei riscontri statisticamente significativi. Allora, c'è una domanda che io non so, che sicuramente dirò una stupidaggine mentre la leggo. Operazione di litotrissia Sì. per via endoscopica. Dopo quanto tempo fare nuova procedura di fecondazione assistita con seme fresco? Allora, io farei così. La litotrissia, litos, vabbè, lo dico per chi non sa di che stiamo parlando. La Sì. litotrissia è la frammentazione dei calcoli urinari in questo senso. Quindi è una procedura endoscopica che prevede la frantumazione dei calcoli all'interno delle cavità urinarie. Possono essere le cavità renali, più spesso l'uretere, a volte la vescica, eccetera. Quindi sono delle manovre endourologiche, quindi delle manovre mini-invasive che possono però contaminare il campo, diciamo, urogenitale. Per cui un timing preciso non c'è, però è una, credo, regola di saggezza stabilire dopo l'intervento che l'apparato urogenitale sia in qualche modo sterile. Sterile significa non sia contaminato. Quindi non so dire al paziente quanto tempo deve passare, però certamente l'apparato urinario deve essere valutato da un punto di vista batteriologico, quindi fare un esame delle urine con urinocoltura e fare una spermocoltura dopo le procedure. Secondo me fare iniziare un percorso di PMA ha senso, ma solo dopo aver appurato che l'apparato urinario, genito urinario, sia sterile, ecco, per intenderci. Credo sia questa la risposta. Perfetto, Massimo, grazie di tutto. E quando raccoglierò altre domande ti richiamerò. Sì, va bene, grazie, Ma grazie per la senza mia prima avvisarmi volta. la prossima volta. Ok, Va ciao. bene? Ciao, grazie a tutte Ciao, ragazze, ci Alessandro. vediamo presto. Complimenti. Posso farti i complimenti in diretta? Grazie. Complimenti. Ciao. Grazie. Ciao, ciao a tutte.